Allora, nell'incontro di oggi cercheremo di mettere a fuoco quelli che sono gli aspetti che maggiormente caratterizzano l'ultima riforma del codice dell'amministrazione digitale, che sostanzialmente è la magna carta di riferimento che disegna il volto delle amministrazioni pubbliche, appunto, digitali. È in realtà una riforma molto profonda che incide sotto diversi aspetti. La cosa maggiormente caratterizzante è il cambiamento di ottica, dal momento che tutto è focalizzato alla cittadinanza digitale e ai diritti dei cittadini. Quindi in realtà una pubblica amministrazione sempre più deve rispondere con responsabilità, sanzioni, incentivi a quelli che sono i diritti che i cittadini hanno e che possono esercitare online. Quindi un cambiamento di ottica importante con questo nuovo decreto legislativo 179 del 2016. Non è detto che però sia l'ultima riforma, perché si parla già di un nuovo decreto correttivo, anche se comunque le dimensioni che caratterizzano appunto questa modifica dovrebbero restare le stesse, e quindi modifiche che incidono sotto tutte le dimensioni dell'agire pubblico, ma nell'ottica a favore del cittadino, dell'impresa e dell'associazione.